che ricordarlo è indescrivibile, cioè non ci sono parole per ricordare quello che è successo. Se uno non lo vive, non si descrive. Si capì abbastanza presto che era molto molto acuto l'evento, ma per fortuna in quella prima fase circoscritto, drammaticamente circoscritto, quindi si inviarono subito le colonne mobili nella zona appunto di Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto, che erano le zone più colpite, e ovviamente in quell'areale che sta a cavallo tra il Lazio e le Marche, perché quello era stato sostanzialmente l'epicentro. Noi ci continuiamo ad occupare di quelle che sono le code del sistema di protezione civile. Abbiamo il tema del contributo di autonoma sistemazione, abbiamo le quasi 8.000 persone che sono presenti nelle strutture abitative di emergenza, le cosiddette SAE, e gestiamo un po' quella parte di coda emergenziale che insieme al commissario rientra poi nell'ambito del processo di ricostruzione. Presidente Mancinelli, lei coordina i comuni ANCI per il terremoto. A che punto siamo con il cambio di passo che ha impresso il commissario Legnini? Va tutto bene o c'è ancora qualcosa da migliorare? Il cambio di passo è stato visibilissimo, fortissimo e di grande impatto sulla realtà. C'è stata veramente un'accelerazione per quanto riguarda la cosiddetta ricostruzione privata impressionante. E questo è avvenuto grazie appunto all'opera del commissario straordinario Legnini, che in strettissima sintonia con i comuni, quindi facendo, come lui dice spesso, la manutenzione delle norme che servivano per far partire la ricostruzione, il cambio di passo c'è stato e molto significativo. Il comune di Ancona, come il comune di Teramo, sono dei comuni capoluogo. Come coniugare le esigenze dei grandi comuni con quelle dei piccoli, che sono sostanzialmente i più colpiti da questo sisma? Io ho sempre pensato questo, che un capoluogo di regione, specie in una regione piccola come le Marche, il ruolo di Ancona dunque, debba essere un ruolo, come posso dire, di servizio all'intero resto della comunità. E dunque cerco di interpretare così il ruolo di presidente di ANCI, calandomi il più possibile dal punto di vista di chi invece appunto il terremoto l'ha vissuto e l'ha vissuto direttamente. La perla dei Sibillini, tornerà così questo comune? Me lo auguro perché lo merita e poi è una questione anche affettiva. Sono vissuto qua da ragazzino, è una vita che ho passato in questo paese, mi piacerebbe che ritornasse nello splendore prima del 2016. Oggi la situazione, diciamo, ha preso il piede che volevamo, arriva un po' in ritardo, ma grazie al commissario Legnini si sta intraprendendo la giusta strada, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione privata. Abbiamo un grande impegno, dobbiamo mettere una grande responsabilità come amministratori locali, ma a tutto il livello istituzionale, dalle regioni, dal ministero, dalla struttura commissariale ovviamente, affinché possiamo affiancare a questa ricostruzione degli immobili uno sviluppo socio-economico per la ripresa reale dei nostri territori. Da dire i suoi pensieri, i suoi ideali, le sue lotte che ha fatto. È vero, stavo fianco a fianco a lui, io fino all'ultimo stavo al suo fianco, spero di essere all'altezza, in questi mesi l'ho portato avanti il suo pensiero, le sue battaglie, credo che sia fiero di quello che è stato fatto e sono convinto che lui vuole ancora, sa benissimo che se ci culliamo sugli allori ci lasciamo andare e si ferma nuovamente la macchina della ricostruzione. Finalmente c'è un vento che spira forte, bisogna cavalcarlo fino all'ultimo. Quindi Leandro per noi è ogni giorno è motivo di pensiero, di pensiero a lui e alle sue battaglie. Quindi non lo deluderemo, perché noi vogliamo proprio la ricostruzione adeguata e sono convinto che lui vedere tutte queste gru che ci sono finalmente qui al paese, che non sono tantissime, ma non sono neanche poche,
non rendeva fiero di quello che ha fatto, perché in 4 anni e mezzo abbiamo lottato tanto e lui in primis. Vannone sì, è stato danneggiato gravemente dal terremoto e successivamente è stato completamente demolito e ricostruito. Siamo ripartiti da settembre dell'anno scorso. Abbiamo mantenuto gli stessi lavoratori, questi durante il periodo di fermo dovuti alla ricostruzione hanno effettuato un lavoro all'altra sede di Treviso. Quindi non sono stati licenziati, sono stati mantenuti in... Sì, sono stati mantenuti, i proprietari si sono comportati in maniera impeccabile. Abbiamo avuto l'inagibilità di tutte le scuole, della sede comunale, delle chiese, farmacie, insomma tutti i luoghi che rappresentano una comunità sono stati colpiti da quel terremoto. Poi abbiamo avuto purtroppo l'aggravante di una eccezionale nevicata a gennaio, qui c'erano oltre 2 metri di neve in questo centro storico. Nel giro di pochi giorni una collina di 70 ettari è scivolata a valle per oltre 15 metri. Ovviamente coinvolgendo e trascinando tutte le abitazioni che erano ubicate su questa collina. Qui a Cividella sono state scritte le pagine dell'Unità d'Italia e poi non avere magari strade adeguate o servizi adeguati per il turista penso che oggi non sia più pensabile. D'altro canto io vorrei che le autorità nazionali pensassero che questi luoghi, cioè i luoghi colpiti dal terremoto, questi comuni, fanno parte dell'identità nazionale. Non ascoltare il grido di dolore che arriva da questi territori e questo è il momento giusto per farlo significherebbe perdere un pezzo di identità e credo che l'Italia non se lo possa permettere. Dal 2016 per 3 anni abbiamo perso solo tempo, non ci sono stati interventi, ma soprattutto non ci sono stati aiuti alle imprese. Siamo arrivati al punto che tutti gli enti fornitori, sia pubblici che privati, ci hanno richiesto le tasse sostanzialmente sospese col sisma e sono mazzate terribili. Poi diciamo ci si è messo anche il Covid, quindi ha aggravato questo momento di crisi. Però abbiamo veramente tante cose da dire e tante cose da fare. Io dico stringete i denti, stiamo uniti, facciamo squadra e andiamo avanti. Giorni drammatici in cui una copiosa nevicata, pensate che solo qui al centro quota neve aveva superato il 1,5 metri, poi ci fu quella terribile valanga che purtroppo ha distrutto l'hotel Rigopiano e tutta la comunità è ancora sotto shock da quell'evento perché chiaramente ha colpito il cuore della nostra società e ancora oggi difficilmente si riesce a guardare con un sorriso una montagna che ci ha dato tanto dolore. La vicenda Rigopiano ha scalfito in qualche modo la sua voglia di impegnarsi nella politica al servizio dei cittadini o rimane intatta? No, rimane intatta perché quella del sindaco è una missione. Io voglio dare risposte alla mia gente in termini di vicinanza, di sostegno, anche perché il sindaco è il primo punto di riferimento dell'ultimo cittadino. Quindi quando non arriva lo Stato c'è sempre il sindaco che ci mette la faccia, ci mette l'impegno e spesso basta anche una pacca sulle spalle per dare conforto a un cittadino che si sente abbandonato. Chiediamo una fiscalità di vantaggio, chiediamo un'attenzione, una norma particolare sulle scuole, sulla famosa classe pluriclasse, sugli ambulatori che non devono essere soppressi, i servizi essenziali tipo le poste, le banche, una fibra che sia fibra ottica e che arrivi in tutte le case, non uno spot solo pubblicitario. I sindaci da soli non ce la fanno. Noi abbiamo iniziato un percorso, lo abbiamo presentato al mondo intero, al mondo
mondo politico. È un percorso, quello di Unico Gran Sasso, molto ma molto importante, probabilmente da ripetere anche nelle altre regioni, se addirittura non farne uno strumento proprio del centro Italia per appunto unirci in un unico progetto, e cioè quello di rivitalizzare le aree interne che stanno soffrendo un momento molto difficile. I sindaci ci sono, la cittadinanza c'è, adesso tocca ad altri sopra queste parti fare il loro gioco. Emanuela, cosa spinge una giovane coppia, vedo qui tuo marito con la bimba, a restare in un piccolo comune? Allora, intanto è il posto, il paese, l'amore che abbiamo per questo posto, perché comunque siamo nati e cresciuti tutti e due quassù, ed è bello crescere anche i nostri figli quassù in uno spazio aperto, aria buona. È bello stare in un posto in cui tu esci e tutti ti conoscono. La qualità della vita, diciamo, sicuramente superiore a una grande città. Sì, per tante cose sì, per tante purtroppo viene un po' meno, come l'abbandono o più che altro la noncuranza di tanti servizi che vengono tralasciati. Facciamo qualche esempio, quali servizi reputi fondamentali? Per me che ho due bimbe, secondo me molto fondamentale è la scuola. Purtroppo viene un po' abbandonata, oppure non proprio abbandonata, diciamo accantonata, e questo per noi è una grande penalità. Oggi dobbiamo recuperare il terreno perso, gli strumenti li abbiamo a disposizione, con il commissario c'è un coordinamento importante, anche con il presidente della regione Marsilio, ma dobbiamo spingere su questa linea, e con gli uffici speciali per la ricostruzione si sta andando in questa direzione, e dobbiamo affiancare però alla ricostruzione materiale, la ricostruzione economico, sociale e culturale dei nostri territori. Si è dato una risposta sul perché si è cominciato così tardi con la ricostruzione? Io ho partecipato, appena insediato da sindaco di Teramo e da presidente ANCI, a numerose audizioni in Parlamento, alle commissioni parlamentari, diversi incontri con i presidenti del Consiglio. Ebbene, non c'era consapevolezza di quello che i territori stavano vivendo e stanno vivendo, e purtroppo non abbiamo avuto delle figure istituzionali che consentissero di poter trasferire a livello istituzionale quelle che erano le esigenze dei sindaci e dei territori. Questa era una frazione che è andata completamente distrutta. Sì, frazione di Acquaro, che ecco, vediamo i resti, che comunque speriamo c'è un piano attuativo in corso e potremmo rimetterlo in piedi. Quante persone abitavano qui? Siamo sui 100 persone. Ah, che adesso oggi stanno nelle casette giù. Adesso alcune sono nelle casette, alcune sono andati via, alcune non tornano più, perché indubbiamente la situazione è peggiorata. Cioè, queste erano tutte abitazioni, oggi non sembra, no, che ci siano abitazioni, ma in realtà ecco, qui ci abitavano, erano tutte cantine, che quando lo rivedremo, cioè non so nemmeno se l'interesse dei proprietari è ancora ricostruire. Che facciamo? Non lo so, è un dramma. Certo, c'è voglia di fare, ci crediamo, e sicuramente Villa Collescille sarà ricostruita, come sarà costruito questo paese, come sarà ricostruito l'Abbazia di Santo Tizio. E come ho detto, e come non mi stancherò mai di dire, ci crediamo e vogliamo che questo territorio ritorni ad essere quello che era. È cambiato moltissimo negli ultimi anni, perché sulla base delle esperienze precedenti e delle richieste avanzate ai precedenti commissari straordinari, ai precedenti governi, al precedente Parlamento, siamo riusciti in qualche modo a farci ascoltare e a tradurre le nostre istanze in atti concreti che hanno consentito di velocizzare le procedure. Abbiamo la necessità di guardare davanti a noi con un piano di programmazione serio delle opere private e delle opere pubbliche, e questo possiamo farlo solo se disponiamo di un'interlocuzione importante con una struttura commissariale che deve essere nostro partner in questo percorso e che non può stare sotto la ghigliottina della scadenza ogni 31-12 di fine anno. È stata una scommessa importante quella dell'apertura del centro storico, perché il centro storico, questa piazza
ferita, ma bellissima, il cuore pulsante della nostra comunità. È qui che noi teniamo tutti i nostri eventi più importanti, è qui che la comunità si incontra. Quando abbiamo riaperto questa piccola arteria, solo il centro, un pezzettino di questa piazza, i nostri anziani hanno potuto tornare a utilizzarla come il loro social network, il luogo in cui ci si incontra, ci si parla, ci si confronta e ci si racconta le esperienze. Quello che stiamo per iniziare oggi come trekking è una proposta di 5 giorni sul Cammino delle Terre Mutate, che è un percorso, il primo e unico cammino italiano, unico per ora, di solidarietà, che è stato realizzato tra le terre del sisma, da Fabriano all'Aquila, includendo anche il sisma del 2009. Ed è un percorso che ha lo scopo di tenere alta l'attenzione, incoraggiare e anche comunque far vivere un'esperienza piena a chi lo percorre. L'Umbria da sempre è una regione capace di rialzarsi con quella dignità che le è propria. Abbiamo vissuto una fase di straordinaria solidarietà, di generosità, di altruismo. Abbiamo compreso nei gesti e nelle parole di chi aveva perso tutto cos'è la dignità, cosa significa non arrendersi mai, cosa significa rialzarsi anche dopo una caduta così importante. Anche questa è la bellezza dell'Umbria. Abbiamo perso non solo un buon amministratore, ma anche un amministratore, un sindaco che conosceva bene le criticità di quei territori e quindi avrebbe potuto dare ancora di più una mano in questo momento decisivo per dare una spinta finale alla ricostruzione. Avrei dovuto stare a fare il vice sindaco con Tonino, come lo chiamavo sindaco, ma quello che è successo, però noi ci stiamo muovendo su una strada che lui tutto sommato ha indicato anche in perfetta sintonia con l'ANCI. La situazione è, direi, buona. Finalmente è partita la ricostruzione. Noi abbiamo oggi più o meno una decina di cantieri in Amatrice Capoluogo, sta partendo anche qualche cantiere per la ricostruzione privata. Di lavoro ce n'è ancora tantissimo, perché noi dobbiamo ricostruire qualcosa meno di 5.000 edifici. Però tutto sommato siamo sulla strada giusta. Qui troviamo il plastico di com'era Amatrice tra fine 800 e inizio 900. Questo plastico è molto importante perché è servito un po' da ispirazione per ridisegnare la matrice che verrà, soprattutto per quello che riguarda l'originalità delle volumetrie. È molto interessante perché, specie confrontando la situazione attuale al plastico, ci si rende conto di com'era complesso il tessuto urbano. Ed è difficilmente immaginabile, camminando adesso con le macerie, capire che era così complesso. Quindi sarà ricostruita così? Sarà ricostruita molto simile a come vedete nel plastico, molto simile. Già sono passati 5 anni, quindi io penso che una decina d'anni per rivedere i centri storici, ci vuole tempo. Anche perché il cratere è grande, le cose da fare sono tante, sulla ricostruzione, i tempi, e quindi uno ci deve credere. Il commissario Legnini ha firmato l'ordinanza speciale per accumuli. Questa è una cosa importantissima, fondamentale, perché noi in quell'ordinanza abbiamo inserito 19 opere assolutamente prioritarie. Dissesti, parliamo di rimozione macerie, di accumuli, soprattutto nel capoluogo, la parte alta dove c'erano i palazzi storici, ancora abbiamo macerie sia pubbliche che private da rimuovere. Liberato anche il capoluogo di queste problematiche, finalmente si può cominciare a parlare di progetto di urbanizzazione. Dobbiamo assolutamente creare lavoro. Lavoro, qualità della vita ne abbiamo perché abbiamo un territorio meraviglioso. Avremo un territorio anche abbastanza sicuro, anche con case tutte nuove perché noi siamo praticamente da rifare tutto. Sicuramente creare un territorio attrattivo per nuove residenze. Con Legnini, e non lo dico solo io, c'è stato un cambio di marcia, ci siamo accorti che c'è stato già questa semplificazione. Tante attività di amici miei sono andate fuori. Da qui sono andato a San Benedetto del Tronto e quelle non torneranno più. Non sono agricoltori, sono delle fabbriche. Ecco, la rapidità di intervento è importante. Ecco. È stato sicuramente durissimo in questi anni
far costruire delle norme anche con l'aiuto dei commissari che si sono susseguiti, norme per favorire le assunzioni, norme per semplificare l'iter della ricostruzione, norme per semplificare l'iter per allontanare le macerie, che era il problema più grosso che i sindaci dei comuni del cratere vivevano in quel periodo, norme per permettere a dipendenti di altri comuni di poter prestare la loro opera presso i comuni del cratere. Non è stato semplice, finalmente oggi cominciamo a guardare con più fiducia al futuro. Commissario Legnini, un coro unanime da parte dei sindaci sul cambio di passo che lei ha impresso alla ricostruzione. È più la soddisfazione o la preoccupazione per questo grande carico di responsabilità? È gratitudine nei confronti dei sindaci, dell'ANCI, perché senza il loro apporto fondamentale, stimolo, contributo e senza la funzione che i sindaci esercitano in questo processo così difficile, anche gli avanzamenti che abbiamo conquistato non si sarebbero realizzati. Credo che i sindaci ancora una volta abbiano dimostrato grande determinazione, grande senso di appartenenza alla loro comunità, perché hanno dovuto tenere insieme non soltanto le macerie fisiche, ma anche le macerie sociali di comunità che si erano lacerate, c'erano tante persone che avevano perso amici, familiari, hanno dimostrato ancora una volta di essere le istituzioni di prossimità, quelle più vicine ai loro concittadini. I sindaci hanno manifestato per i problemi sulla responsabilità e sulla loro reputazione. Molto spesso cadono in procedimenti anche per le più piccole anomalie amministrative. Un commento su questo? I sindaci svolgono una funzione preziosa, spesso sguarniti di tutele sotto il profilo organizzativo, di supporto per l'esercizio delle proprie funzioni. Il quadro normativo non è una novità questo, ma il quadro normativo può e deve essere migliorato, su questo non ci sono dubbi. Tra 10 anni il cratere a che percentuale di ricostruzione sarà? Ma io mi auguro prima. Lavoriamo per andare veloci, per farlo rispettando i criteri di qualità, sicurezza, sostenibilità, per fare una buona ricostruzione. Se questo meccanismo funziona, un anno in più, un anno in meno non sposta i destini dei territori e dei cittadini. L'importante è che il ritmo che abbiamo intrapreso venga mantenuto e possibilmente migliorato. In bocca al lupo a lei e a tutti i comuni del cratere. Viva il lupo! Auguro ai miei colleghi sindaci e anche al commissario di poter ritrovare i propri paesi ricostruiti, di ritrovare la propria comunità più solida, più forte. Gli auguro di poter continuare a guardare con fiducia alle istituzioni, loro per primi che sono l'istituzione di prossimità, di guardare con più fiducia al futuro del nostro paese.